Oggi faremo Pilates. Cominciamo mettendoci nella parte posteriore del tappetino e divaricando le gambe all'altezza dei fianchi. Pieghiamo leggermente le ginocchia per retroversare meglio il nostro bacino, portando il pube verso il mento. Cominciamo a attivare bene il nostro addome e mettiamo le dita delle mani incrociate dietro della testa, dietro della nuca. Inspirando, allunghiamo bene la colonna mentre radichiamo i piedi a terra. Espirando, portiamo il mento verso la gola, cominciamo a snocciolare la colonna, cercando di avvicinarci il più possibile alle nostre gambe. Scendendo piano piano, se c'è bisogno si piegano un pochino le ginocchia e lascia andare il peso verso il pavimento. Liberi le mani, abbracci i tuoi gomiti, inspiriamo ed espirando permettiamo al corpo di scendere otto pochino. Appoggi le mani sulle tibie, inspirando distendi le gambe, distendi anche le braccia. Ricordati di mettere il bacino in asse con i talloni e inspirando allunghiamo. E espirando spingiamo con le mani, curviamo bene l'addome e torniamo su. Inspiro. Ricordati dell'importanza del respiro nel Pilates. Si inspira dal naso, si espira dalla bocca. Questo mi permette di chiudere meglio i miei addominali, di attivare e rinforzare tutta la parte muscolare e anche di creare più resistenza nel mio pavimento pelvico. Questo è molto importante. Mettiamo di nuovo le mani dietro, inspiriamo, espiriamo, si scende, si ammorbidisce, libero le mani, abbracciamo i gomiti, inspiriamo ed espirando si lascia andare verso il pavimento. Si piegano leggermente le gambe mentre si liberano le mani, puoi lasciare le mani a terra o sulle tibie. Distendiamo le gambe, distendiamo la schiena e le braccia. Espirando forte con l'addome si torna su. Di nuovo, inspirando, solleviamo le braccia, incrociamo le dita delle mani dietro della testa. Espirando, vinto la gola, scendiamo. Questa volta appoggiamo i popastrilli delle dita a terra, se c'è bisogno si piegano le ginocchia, si apre il petto. Guardiamo in avanti, inspirando, cominciamo a camminare con le mani, fino ad appoggiare le ginocchia quadrupedi a terra, liberiamo il collo del piede. Attenti a mettere le dita delle mani sotto le spalle. Inspirando, apri il petto. Espirando, chiudo. Inspirando, apri bene il petto. Espirando, chiudi retroversando bene il bacino. Inspirando, apri. Espirando, chiudi. Inspirando, apri al centro. E da qui, radichi le mani, radichi il ginocchio sinistro e cominci a sollevare la gamba destra senza portarla troppo in su. Le mantieni la linea con le anche e il piede. Punta il tallone, mantieni quella posizione per 5 respiri. 1. 2. 4. 5, dove sei inspiri ed espirando porti la gamba su, 1, 3, 4, 5, inspiri ed espirando scendi, inspirando di nuovo apri il petto, espirando chiudi curvi. Inspirando, apri. Espirando, chiudi. Inspirando, torni al centro.
Ed espirando, attivi bene l'addome e sollevi la gamba a sinistra, la lasci in linea. Restiamo puntando il tallone. Uno. Dos. Tres. Quattro. Cinque. Dove sei? Inspiri ed espirando su. Uno. Tres, quattro, cinque, inspiri, scendi ed espirando, spingi con le mani, liberi i polsi fronte al tappetino. Inspirando, guardiamo in avanti, ci spostiamo e mettiamo le avambraccia a terra. Controlla di mettere i gomiti sotto le spalle e le braccia che spingono nel pavimento per non cadere sopra non inchiodare le spalle. Le mani sono aperte oppure appoggiate a terra e l'idea è da qui mantenere l'addome attivo, chiudo le scapole fra di loro, mantengo la mia posizione, puoi rimanere qui. O puoi distendere le gambe. L'idea è non portare il gluteo verso il soffitto, ma mantenere la linea retta. Stiamo riscaldando tutto il corpo. Se ti senti troppo stanco, appoggi le ginocchia a terra, retroversando bene il bacino. Respiriamo. Quattro. Cinque. Dove siamo, appoggiamo le ginocchia e spingiamo con le mani, appoggiamo le mani a terra e di nuovo portiamo la fronte verso il tappetino. Inspirando, raccogliamo le braccia verso di noi, ci sediamo sui talloni inspirando ed espirando scendiamo portando le gambe in avanti. Spostati al centro del tappetino, mettiamo le mani sopra le ginocchia, quindi manteniamo la linea retta. Ricordati di mantenere i piedi a una distanza che ti permette di mantenere in regola caviglia e ginocchia anche. Le ginocchia a volte si cercano fra di loro, questo è importante di evitare perché così non si compensa, si mantiene in una linea. Se vedi che non riesci a mantenerlo, ti puoi mettere un blocchettino, un mattoncino di yoga qua. E nel mezzo delle gambe. Ma appoggiamo le mani sopra le ginocchia, inspirando allunghiamo la colonna ed espirando forte con l'addome, retroversiamo il bacino mentre ci appendiamo alle ginocchia, spalle lontane dalle orecchie. Inspirando allunghiamo, espirando scendiamo, inspiriamo ed espirando si scende, si retroversa il bacino. E si con aiuto delle mani o senza, ma con tanto controllo addominale, si va giù. Appoggiamo totalmente la colonna nel pavimento, mettiamo le mani sui fianchi, facciamo un piccolo aggiustamento della perdon, una piccola mobilizzazione del nostro bacino. Quindi inspiriamo, creiamo lo spazio, si fa l'anteroversione, espirando retroversione. Inspiriamo, espiriamo, in, es, in, es. Mantengo la retroversione del bacino, mantengo attivato bene l'addome e mettiamo le mani dietro della nuca, incrociando le dita. I nostri gomiti rimangono nel nostro campo visivo, inspiriamo. Ed espirando, metto la gola e salgo fino alla punta delle scapole. Scendo, inspiro. E espirando si sale. Tres. Quattro. Cinco. Seis. Siete. Ocho.
10, salgo, mantengo su, allungo le braccia, spalle lontane le orecchie e sento come se qualcuno mi prendesse le mani e mi portasse verso il muro davanti a me. Inspiriamo ed espirando si scende piano piano. Sentiamo come inizia a riscaldarsi il nostro addome. Quando il muscolo sta lavorando, brucia. C'è quella sensazione di bruciore addominale, di bruciore muscolare. Lì il muscolo lavora. Prima si stava riscaldando, quindi fa bene sentire quel bruciore, non fa bene sentire dolore. Quindi in questo esercizio si deve sentire l'addome, non dovete sentire la schiena, ok? Appoggiamo di nuovo bene la testa a terra, appoggiamo le mani a V sul pavimento, quindi non sono in linea lungo i fianchi, ma leggermente divaricate. Chiudiamo le scapole fra di loro, retroversiamo il bacino. Inspirando, appoggiamo bene i piedi radicati a terra e solleviamo le creste iliache verso il soffitto, creando un mezzo ponte, ma è il mezzo ponte del Pilates, non del yoga, quindi dobbiamo mantenere una linea retta, non si deve inarcare la schiena. Spingo bene con le scapole e le spalle al pavimento, attivo l'addome e i glutei. Ed espirando scendo dalla parte alta, poi dalla parte media, poi dalla parte bassa della schiena. Dove siamo? Portiamo le gambe a tavolino. Inspiriamo. Opzione 1. Mantengo le spalle e la testa a terra con le mani lungo il fianco. Opzione 2. Mettiamo le mani dietro della testa, incrociando le dita, inspirando ed espirando, solleviamo e incrocio l'esercizio precedente. Da qui punto le dita, sono ballerina, puntiamo il piede destro, poi sinistro, destro, sinistro. 3, 3, 4, 4, 5. 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Mi fermo, torno giù e abbasso le gambe. Mani a terra e di nuovo salgo allungando. Ed espirando snocciolo la colonna al tappetino. Dove siamo portiamo la gamba, il ginocchio destro al petto e lasciamo il ginocchio sinistro che si distende a terra. Ricordati di espirare forte dalla bocca. Opzione 1, lasciamo la gamba sinistra distesa e distendiamo la gamba destra verso il soffitto. Opzione 1, pieghiamo la gamba sinistra e solleviamo la gamba destra a tavolino. Faremo piccole circonduzioni dell'anca lavorando con le gambe, ok? Opzione 2, chi riesce a farlo, distenderà la gamba destra verso il soffitto e la gamba sinistra a terra. E faccio conduzione. L'ampiezza del mio cerchio dipende da quanto riesco a non muovere il bacino, quindi più mantengo fermo qua, anche se il mio cerchio è piccolo, più lavoro con il muscolo giusto per questo esercizio, ok? Quindi pieghiamo o distendiamo, io lo farò piccolino con voi oggi. Se c'è qualcuno che riesce a farlo con le gambe distese, lo può fare. Inspiriamo, gamba sinistra piegata, gamba destra tavolino ed espirando facciamo circonduzioni dell'anca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
forte con l'addome per evitare di ballare con il bacino. 8, 9, 10. E dall'altra parte, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ti fermi, distendi la gamba verso il soffitto e distendi a terra. Distendi la gamba a sinistra, allunghi bene le braccia oltre la testa. Torni, questa volta porti il ginocchio sinistro al petto. Distendi bene la gamba destra a terra. Ora di nuovo pieghiamo la gamba a destra appoggiando il piede a terra, occhi a fatto con tutti e due le gambe distese, distende entrambe le gambe. Da qua portiamo la gamba a sinistra a tavolino e mettiamo le mani lungo il fianco a V. Inspiriamo ed espirando iniziamo con la prima circonduzione. 1, 2, 3, 4. 5, fuerte con el abdomen, 6, 7, 8, 9, 10, ci fermiamo, andiamo dall'altra parte, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ti fermi, distendi la gamba e abbassi la gamba sinistra. E poi distendi anche la gamba destra. Inspirando, sollevi le braccia oltre la testa. Espiri. Inspirando, portiamo le braccia davanti a noi, spalle lontane le orecchie. Espirando, metto alla gola, cominciamo a risalire. Forte con l'addome. Se devi piegare le ginocchia e aiutarti con le mani, lo puoi fare. L'idea è non fare impulsi, non salire da impulso, ma salire dalla forza dell'addome. Quindi le mani sono qua davanti a noi. Inspiriamo. Ed espirando, metto alla gola. Ci si sposta e ci si siede, allungando bene la colonna e allungando le braccia. Inspiro, per scendere allo stesso principio, quindi se senti che è troppo intenso, puoi piegare le ginocchia e aiutarti. Il lavoro è molto simile a quello con le gambe distese, quindi fallo fino a che riesci a sentire che il lavoro viene dall'addome e non da un impulso che facciamo con i muscoli della schiena che vanno a compensare, ok? Se riusciamo, gambe distese, inspirando braccia su ed espirando, immagino come se mi dessi un pugno, quindi forte retroversione del bacino, scendo vertebra per vertebra a terra. Inspirando, solleviamo le braccia, espirando, salgo di nuovo. Inspiro, espiro, scendo. Inspiriamo, es, mani davanti a noi, in, es. Rimaniamo in questa posizione e divarichiamo leggermente le nostre gambe. Quindi lasciamo più o meno i talloni all'altezza delle nostre spalle.
Apriamo bene il petto, cerchiamo di mantenere questa posizione aperta. Se è troppo intenso per noi sederci in questa posizione, potete piegare le ginocchia e aprire. Vi aiutate con le mani e aprite. Piano piano iniziamo a creare l'allungamento per la nostra colonna e tornare al posto giusto per ogni muscolo, per ogni vertebra. Inspirando, solleviamo le braccia oltre la testa ed espirando forte con l'addome, scendo in avanti. Chiudo l'addome, quindi una forza dell'addome, chiudo, immagino di voler toccare il pavimento. Se non arrivo a toccare il pavimento non vi preoccupate, arrivate al vostro punto massimo. Inspirando torno su ed espirando di nuovo scendo. In. Es. In. Es. In. Espiriamo. Abbassiamo le braccia, torniamo. Ci sediamo incrociando le gambe in una posizione comoda, allunghiamo un pochino le gambe. Quindi scegli una posizione che ti fa stare comodo per terra. Inspiri. Ed espirando scendiamo da una parte, lasciamo i glutei radicati a terra, sentendo bene l'allungamento della parte posteriore e anteriore delle gambe. È proprio molto morbido, molto piccolo, quindi non per forza si deve sentire. Ed espirando si scende di nuovo il collo morbido, il petto che si allunga. Inspiro, scendo di nuovo. Ok, dove siamo? Cominciamo a muovere le spalle da una parte e dall'altra facendo piccole circonduzioni e poi in avanti. Inspirando solleviamo le braccia ed espirando le portiamo davanti al cuore. E grazie.